mai in nessuno dei miei video, però oggi mi viene voglia di dirlo. E quindi iscrivetevi. Ok, allora, di che film voglio parlare? Voglio parlare di un film che di cui in qualche modo ho già parlato, a modo mio, diciamo, perché di questo film ho fatto ben 4 anni fa una sorta di montato riassuntivo di praticamente tutto il film, tranne più o meno il finale, in cui non svelo esattamente che cosa succede. Però ne voglio parlare perché più che altro faccio questo video per 2 persone in particolare. Una è Liliana, che saluto, che sicuramente mi guarderà, e l'altra è soprattutto Emilia, mia cugina, che ha amato questo film come me. Si tratta di 500 giorni di, come in italiano non mi ricordo, di sole, 500 giorni di sole, o meglio 500 days of summer. Molto brevemente, è un film con 2 o 3 miei attori preferiti, che a batteria scarica, speriamo che regga, che sono Joseph Gordon-Levitt e soprattutto Zooey Deschanel, che io adoro letteralmente, ho iniziato ad adorare da quel film. E vorrei dirvi brevemente perché secondo me questo film è diverso ed è non è la solita commedia romantica, anche pur essendolo in realtà, però ha dei motivi per cui si contraddistingue, e vi metto qui da qualche parte e nell'info box il link se non l'avete visto, però, perché se l'avete visto, perché se non l'avete visto vedetelo prima, se l'avete visto e ve lo volete ricordare vi linko il mio montato. Allora, perché è interessante questo film? Questo film secondo me è molto interessante dal punto di vista della struttura narrativa, ed è anche il motivo per cui a Liliana non è piaciuto, perché fa e non è una novità assoluta, però il modo in cui lo fa, il fatto che accada in una commedia romantica per tutti, secondo me è interessante. Gracio Romano, se mi stai guardando, voglio un commento da parte tua su queste cose che dirò. Allora, la struttura narrativa di 500 Days of Summer perché è interessante? Perché fa continui avanti e indietro nel tempo, racconta sostanzialmente la storia d'amore di questo ragazzo romantico che si invaghisce perdutamente della nuova assistente del suo capo, e lui fa un lavoro particolare perché, se non sbaglio, lui scrive delle greeting cards, comunque degli slogan ad effetto, quindi è uno scrittore. No, mi sto confondendo. Lui fa questo lavoro, però in realtà è un architetto sostanzialmente, quindi fa un lavoro che un po' lo mortifica, è chiuso in questa vita un po' diciamo anonima. Però si innamora perdutamente di questa ragazza. Questa ragazza, che è appunto la Zooey, o meglio Summer, che è stato tradotto in maniera pietosa in italiano, ovviamente voi se riuscite guardatevi questi video, questi film in originale. E Summer però sin da subito non nasconde che nonostante ricambi comunque come dire, si è attratta da lui e i due cominciano a frequentarsi, in realtà è una ragazza che non si vuole impegnare, come spesso e volentieri si trovano. Di solito sono più le donne che incappano in un certo tipo di uomini che non si vogliono impegnare, questo invece accade il contrario. Non vi racconto di più, ovviamente il film inizia che noi già sappiamo che loro si sono lasciati, non sappiamo se si rimetteranno insieme, ed ha un finale comunque piuttosto però positivo. Allora, perché è diverso? La struttura narrativa, quindi questi avanti e indietro nel tempo, l'utilizzo di tecniche di montaggio particolare. Il montaggio di questo film mi è piaciuto tanto, sia per questo andare avanti e indietro, sia per l'utilizzo di cose che
tecniche che non vengono utilizzate normalmente nei film per tutti, diciamo, nelle commedie, questi tipo alla con, che ne so, Julia Roberts e cazzi e mazzi, ma appunto lo split screen, cioè lo schermo diviso a metà, un montaggio veloce, l'inquadratura che si trasforma e diventa un disegno, tutte queste cose, le inquadrature non sempre banali, ma anche angoli un pochino più, niente di trascendentale, però alcuni punti di vista, diciamo dove è posizionata la macchina, un po' più particolari, e poi c'è una colonna sonora bellissima che secondo me è quasi, gli dà in certi momenti, sembra quasi un videoclip, ma non in senso dispregiativo. Quindi insomma spero che Emilia riuscirai a vederlo, a rivederlo per intero, perché so che tu ne hai visto soltanto la fine, il finale, ma non è importante. E niente, poi alla fine sì, ci sono c'è soprattutto questo split screen che è usato secondo me in maniera molto carina, in cui lui, cioè la realtà e il sogno, cioè lui a un certo punto vede quello che accade realmente da una parte e quello che vorrebbe che accadesse dall'altra. Se vedete il mio video poi lo potrete andare a rivedere tutto questo. Perché quindi è un film da vedere? Perché anche la storia non è completamente... oddio, cioè... Liliana dice che è banale, secondo me si salva un po', perché alla fine di solito quando c'è il personaggio che io l'ho fatto anche all'esempio di What Women Want, cioè c'è un personaggio che che ne so, è cinico, non gli va ad impegnarsi, incontra una persona e cambia puntualmente. Allora questo mi ricordo che me lo diceva Ivan, il mio insegnante grande di sceneggiatura, cioè questi personaggi che cambiano hanno stufato. Il personaggio, noi nella vita reale difficilmente facciamo questi grandissimi cambiamenti, quindi qual è il succo della storia? Il personaggio di Summer in realtà, cioè cambia, qui diciamo cambia e non cambia, non cambia nei confronti di lui, non è che cambia per lui, la storia non va a finire, la loro storia non va a finire bene, cioè questo non vi svelo nulla perché si capisce dall'inizio. E lei in fondo, anche secondo l'interpretazione di Emilia, rimane comunque la persona che ha paura dell'amore, anche la decisione che prenderà in seguito, che però non riguarda il nostro protagonista, quindi a noi ci interessa fino a un certo punto, probabilmente è legata alla sua paura di impegnarsi veramente. Detto questo, basta, fatemi sapere se avete visto il film, se vi è piaciuto, se avete visto il mio montato, mi raccomando, ve lo metto nell'info box da qualche altra parte, e mando un grandissimo bacio e saluto alle persone che hanno visto questo video, che lo vedranno, in particolare alle mie due amiche che ho citato prima, e grazie di tutto, a presto!